Abbiamo con noi l'avvocato Loris Di Giovanni, storico, saggista e impegnato a 360 gradi nel campo della cultura, attraverso convegni, mostre, attività museali. È uscito in questi giorni per Artemia Nova Editrice l'ultimo libro di cui lei è autore con Elso Simone Serpentini. Il libro si intitola Il prigioniero dimenticato, la detenzione di Enrico Sappia a Castel dell'Ovo 1850-1854. Chi era questo personaggio e qual è stata la sua storia prima di essere imprigionato a Castel dell'Ovo a Napoli a soli 17 anni? Sì, Enrico Sappia è un nizzardo, nasce vicino Nizza, a Toetto di Scarena, il 17 aprile del 1833. E la sua vita è un puzzle di grandi personaggi che lui conosce, con i quali interagisce. E si occupa della sua, delle prime lettere, del suo approccio allo studio, uno zio, anche lui famosissimo, Don Pietro Paolo Sappia, che era il professore di retorica all'Università di Napoli, e gli fa conoscere addirittura lui piccolissimo, cioè 5-6 anni, e gli fa conoscere, quando loro poi la famiglia si trasferisce a Nizza, gli fa conoscere Niccolò Paganini. E Niccolò Paganini lo porta per mano e lo porta, addirittura gli compra i bonbon nella pasticceria Müller quando si fa delle camminate con lo zio. La vita di Sappia cambia da giovanissimo a 15 anni, perché in quel momento un grande nizzardo torna nella sua città di origine, Giuseppe Garibaldi, che torna da Montevideo e arruola dei giovani da portare nelle battaglie che noi conosciamo. Arruola anche Sappia, e come lo fa? Come con tutti gli altri giovani, alla turca, ovvero lo fa mettere al contrario, con le mani a terra, i piedi in alto, attaccato al muro. E da quel che cade dalle tasche di ognuno, lui decide di prenderlo meno. Dalle tasche di Enrico Sappia cade un coltello a sella manico, e quindi lui è immediatamente messo nei corpi franchi. Combatte e poi si ritrova nella Repubblica Romana. E siccome lui aveva combattuto nel battaglione Alzani, dove il portabandiera era Giuseppe Mazzini, Giuseppe Mazzini, questo giovane di appena 16 anni, lo riconosce nella Repubblica Romana, non lo può arruolare. Però lo fa suo come agente segreto, e Sappia si muove nel campo della Repubblica Romana conoscendo tutti i grandi personaggi, penso al generale Avezzana e agli altri. E addirittura Mazzini gli dà una Mission Impossible. Quando la Repubblica Romana, siamo il 1 luglio del 1849, 2 giorni dopo i francesi entreranno a Roma e la Repubblica Romana cadrà. Gli dà una impresa impossibile: arrivare in Ungheria da Kossuth per avere dei contatti con chi stava comunque combattendo allora l'Austria. Lui fa questa grande traversata, non riesce ad arrivare perché viene fermato dai soldati a Tekla, diciamo a metà strada, però ritorna a Costantinopoli, e per lui Costantinopoli diventa l'accademia dell'agente segreto. Conosce grandi personaggi che si ritrovano nel circolo dei 17, così viene chiamato. Sono 17 personaggi che devono uccidere 17 sovrani in Europa, pensi. E lui, a lui viene dato una missione altrettanto difficile, che è quella di uccidere Ferdinando II a Napoli. Parte, purtroppo per lui, arrivato a Roma, si confida con un prete, Petrosellini, l'unico errore che lui fa da agente segreto nella sua vita. Questi è collegato all'Austria, un agente segreto dell'Austria, informa Napoli, e quindi quando lui vede, diciamo, dal piroscafo che viene da Marsiglia, vede Napoli, non sa che lo attendono a Napoli. Cosa accade quando Enrico Sappia arriva a Napoli e come riesce a sopravvivere 4 anni nel più duro carcere del regno? Sì, accade questo, che la polizia già lo aspetta, viene condotto nella delegazione marittima, interrogato, poi c'è una prima perquisizione, ma non gli trovano nulla. Perché non gli trovano nulla? Perché le due pistole
e lo stiletto, lui le ha date ad un secondo ufficiale di un altro piroscafo che dovrà arrivare il secondo giorno a Napoli, quindi si era già premonito. Gli trovano soltanto tantissimi libri, lui si muove sempre con un baule pieno di libri perché è un grande studioso. Nella seconda perquisizione trovano un foglietto tra il piede e la scarpa che è il cifrario segreto e capiscono che è lui l'agente mazziniano che cercavano. Lo portano l'8 dicembre del 1850 a Castel dell'Ovo, lo trasferiscono sotto una copiosa scorta e lì lui ha poco più di 17 anni. La sua missione di uccidere il re ormai è fallita, è solo, non conosce nessuno e dovrà fare forza solo sulla propria persona. Ma lui non è uno dei tanti giovani invasati, inesperti. Lui è Enrico Sappi, è un agente segreto di Mazzini, sa come si deve comportare e inizia con i suoi carcerieri, con il comandante del forte, il colonnello Almeida, con ben due prefetti, tra i quali il famosissimo Pecchineda, ma anche con lo stesso Soprano, una, diciamo così, simbolica partita a scacchi, che ha una posta altissima, la sua vita. È una partita naturalmente truccata, lui ha pochi, per rimanere nella simbologia, lui ha pochi pezzi dei bianchi e dall'altra parte ha l'intera scacchiera dei neri. Però un giorno si fa mangiare un pedone, un giorno con il cavallo si muove a squadra e ne mangia un altro, fino a che questa partita lui alla lunga la vince. Prova a fare delle presunte rivelazioni, alcune sono vere, alcune no, le mischia, è abilissimo, è un agente segreto nel dire e non dire, nel dire e contraddirsi, e riesce ad avere in questi 4 anni, almeno per i primi 2 anni, dal 50 al 52, un trattamento davvero di favore. Riesce a passeggiare all'aperto nel carcere, a visitare Napoli, lo portano addirittura a vedere gli scavi di Pompei e ottiene quindi delle grandi concessioni. Vive in un quartierino di 3 stanze invece di stare in una cella orrenda come erano quelle di Castel dell'Ovo. Poi accade però che lui prova ad evadere e nel 54 viene scoperto da un altro personaggio che gli mettono vicino, un carcerato delatore, tale Stefano Marsico, e lui purtroppo il suo piano di scappare con una lesinella, che è una piccola lima e dell'acido per corrodere le inferriate, salta e naturalmente viene spostato in una cella, diciamo, meno accogliente, per usare un eufemismo, e diventa un prigioniero dimenticato. Perché un prigioniero dimenticato? Noi abbiamo proprio dato questo titolo al libro, perché lui è dimenticato, perché lui è un suddito piemontese e riesce a far uscire un bigliettino in maniera rocambolesca all'ambasciatore piemontese a Napoli. Quindi il Piemonte sa che lì c'è un suo suddito, però si muove lentamente. E lui cosa fa? Fa di tutto intanto per sopravvivere. All'inizio, nei primi 2 anni, c'ha una grande confidenza con la famiglia Almeida, infatti una memoria della sua giovinezza lui l'affida proprio al nipote del comandante Almeida, e quella memoria noi l'abbiamo ritrovata e ci ha aiutato tantissimo come fonte in un archivio privato, l'archivio Almeida di Damiani Almeida di Palermo. Attenzione, quel giovane che alla sua stessa età guida quel manoscritto poi diventa il famosissimo architetto Almeida che disegna tutta Palermo e anche il Politeama. È anche un prigioniero poeta. Finalmente il governo piemontese gli manda un emissario. E qui c'è una scena da film, perché l'emissario che arriva sotto a Napoli, siamo nel 52, nell'agosto, in una notte dell'agosto del 52, come lo fa a affacciare dalla finestra? Siamo nel 52, attenzione, quindi 10 anni prima dell'Unità d'Italia. Gli canta la canzone degli italiani. E quindi dai primi versi lui si affaccia e si parlano naturalmente a gesti, vista la distanza. Poi la pressione diplomatica, un articolo apparso sulla stampa lo fa rilasciare e lui riesce ad uscire dal carcere, viene portato prima a Malta e poi da Malta dovrebbe arrivare in America, ma poi riesce ad arrivare a Londra e quindi a rincontrare Mazzini. Senta, il rapporto di Enrico Sappia con l'Abruzzo, si parla del fatto che sia stato in Abruzzo sotto falsa identità. Dove e a fare cosa? Sì, allora siamo debitori al professor Serpentini attraverso questo libro, Gli scritti abruzzesi di Enrico Sappia, e naturalmente attraverso il primo libro fatto insieme a Maurice Modiel, che è Enrico Sappia, cospiratore agente segreto di Mazzini,
E poi noi abbiamo ulteriormente con altri studi ampliato questa conoscenza. Enrico Sappia nel 1879 arriva la prima volta in Abruzzo e si muove su un fil rouge massonico, perché lui intanto nel 1860 è stato iniziato in una loggia di Torino, la Dante Alighieri, e quindi che cosa accade? Accade che dal 1872, una volta morto Mazzini, non ha più risorse, non ha più collegamenti, è venuto meno il suo scopo, che è quello di essere l'agente segreto del genovese, e allora è costretto ad arrabattarsi e fa quello che sa fare, fa lo spin doctor per i politici, per gli onorevoli, addirittura lui dalla Puglia fa vincere un onorevole facendo un giornale che è la Lima, fonda giornali, quell'onorevole era Bovio, non era mai diventato un parlamentare, e poi naturalmente conosce questo personaggio abruzzese che è il maestro venerabile di una loggia di Napoli, sta con lui a Montorio e poi, come fa sempre lui, si muove, cambia cavallo, per usare un termine diciamo forse un po' troppo colorito, e si sposta a Pianella, nella mia città, si sposta nella residenza del marchese Gesualdo III de' Felici, che era il maestro venerabile della loggia Vezio Catone di Chieti e che lui conosce in un processo fatto per l'uccisione dell'avvocato Fedelangelo D'Alessio a Teramo, perché lui viene mandato dalla Riforma, che è un giornale romano. Conosce questo marchese e lui si sposta a Pianella sotto falso nome, lui userà sempre nomi diversi, addirittura c'è un bellissimo volume che io del quale ho curato la prefazione, che è Mazzini, storia delle cospirazioni mazzinali, dove lui si chiama Ermenegildo Simoni, quindi lui usa sempre la E e la S, anche quando scappa, e l'abbiamo ricordato prima, con un passaporto segreto fugge dalla Repubblica Romana per andare a Costantinopoli, lui usa sempre un nome di copertura, un passaporto sardo finto, in cui lui è Ernesto Sigilli. E lui sta a Pianella e diventa famoso a Pianella perché fonda la Società Operaia di Mutuo Soccorso, si muove nel campo dei libri, fonda insieme a Bissoni una biblioteca, una volta si chiamava Volante, quindi della quale potevano usufruire tutti. Sicuramente, ecco, questo è un personaggio che ha un'idea dell'Europa totalmente innovativa, grandissima, e conosce tutti i grandi, conosce Marx una volta che arriva a Londra, quindi per farle capire che era un personaggio che davvero andava studiato. Senta, lei ha parlato anche di Enrico Sappia collegato con il filone massonico. Lei insieme a Elso Simone Serpentini ha curato diversi volumi sulla massoneria. Ci può dire qualcosa in più in riferimento appunto a Enrico Sappia? Sì, allora indubbiamente diciamo dal 1862 in poi, quando lui si fa iniziare nella Dante Alighieri, e lui nella Dante Alighieri, che era una delle prime quattro logge del Grande Oriente Riformato, diciamo subito dopo l'Unità d'Italia, un anno dopo, lui ha dei grandi contatti anche con quegli ungheresi, con Kossuth, pensi che Kossuth era in quella officina, con il gran maestro di allora, che era il maestro venerabile di quella loggia. Lui si muove sempre su questo filo rosso massonico e ci ha aiutato a sapere essere lui massone e sapere chi erano i suoi contatti, perché lui si muove in tutte le regioni. Lui che è laico arriva addirittura poi viene scoperto e lo caccia, ma viene addirittura in campagna ad insegnare in un collegio di, diciamo, retto dal vescovo. E lo aiuta, viene aiutato specialmente dopo il 72, quando muore Mazzini, diciamo l'appartenenza massonica lo aiuta tantissimo, fino a quando lui si rifugia poi a Nizza, e a Nizza fonda Nitz Contemporain, che è una rivista che esiste tutt'oggi, è l'Accademia Nizzarda. Naturalmente poi nella tarda età si dedica allo studio, cosa che tra l'altro non ha mai lasciato di fare. Una sua caratteristica è infatti quella di spostarsi di posto in posto, ma su quella città dove lui è stato, lui fa un libro, lui ha fatto la storia di Bitonto, ha fatto la storia di Pianella, che è uscita a puntate su la rivista di Scienze, Lettere ed Arte.
e riesce a farlo in pochissimo tempo, dove gli altri hanno fallito. Lui nell'arco di un mese questa è la sua grande, diciamo, è il retaggio che gli rimane di questo zio prete, Don Pietro Paolo Sappia, che insomma lo aveva ben indirizzato. Senta, per concludere, per chi fosse interessato al libro, dove può trovarlo? Allora, il libro si può trovare in libreria, in tutte le librerie, quantomeno dell'Abruzzo, lo si può anche ordinare online sul sito di Artemia Nova Editrice, e addirittura per questo mese, solo per questo mese, la mia editrice, che è Teresa Orsini, ha voluto fare ha voluto dare un'occasione a chi si vuole approcciare, infatti diciamo, ha fatto una card che si chiama Conosci Sappia, dove c'è questo libro, c'è il primo libro, quello di Elsa Simone Serpentini e Maurice Moviel, proprio sulla storia di questo personaggio, e c'è uno dei tantissimi, ne ha fatti più di 40, volumi della corte teramana, cioè i processi storici di Serpentini, proprio il processo storico, quello che si chiama Il segreto di Annina, il libro, che parla proprio dell'uccisione di Federangelo D'Alessio. Quindi al costo quasi del singolo volume se ne possono prendere tre. Questa è un'occasione che la mia editrice Teresa Orsini ha voluto fare proprio per far conoscere questo personaggio, e naturalmente vale solo per aprire. Bene, ringraziamo Loris Di Giovanni, grazie a lei e buon lavoro. Grazie a voi e grazie alla vostra testata.